È meraviglioso vedere Luigi Di Maio, un ragazzo ben educato, con il suo taglierino blu, che va a Dubai a rappresentare l'Italia. Ed è davanti al Davide di Michelangelo. Ma non è un Davide vero, è come lui, è un Davide di resina. E mentre svela la statua di resina, anche divertente, parla dell'Italia e della sua bellezza. E dice che arte e cultura si uniscono alla scienza e alla tecnologia e che la bellezza unisce le persone. E sentire parlare lui della cultura italiana, della bellezza italiana, del turismo italiano, di tutto quello che l'Italia è, con la sua totale inadeguatezza, con il suo essere totalmente spaesato, è veramente di una dolcezza, di una tenerezza che merita soltanto di poterlo ascoltare. Sentite, Di Maio che parla della cultura, della grandezza italiana, della bellezza italiana. È meraviglioso, questo giovane ragazzo, tanto per bene, tanto educato, tanto sensibile. Ecco, ascoltiamolo. La bellezza unisce le persone, dice la scritta sul padiglione Italia. Ed ecco lì allora, tutti insieme, festosi a rappresentare la cultura italiana. Di Maio. Di Maio e la cultura italiana. È perfetto. Mi auguro che possiamo tutti condividere lo stesso messaggio e la stessa convinzione per Dubai, che possiamo guardare insieme oltre la crisi e trasformarla in un'opportunità per ricominciare meglio, grazie al potere della bellezza che unisce le persone. Con la testa sopra la sprofondata scultura di Michelangelo, la replica del Davide, che parla della grandezza dell'Italia davanti a una statua in resina acrilica. Ecco, e questa è esattamente la fotografia della realtà. La bellezza di Michelangelo è la finzione, l'originale è la copia. L'Italia è questo piccolo ragazzo che va in giro per il mondo a dire cose che non sa.